Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo due cose bellissime. Andiamo prima a rispondere a una domanda che vi avevo fatto la scorsa settimana nel video sulle manipolazioni e come evitarle, quello relativo allo stop mentale. E poi vi parlerò anche della price action per capire un po' cos'è, per addentrarci anche su questa metodologia di analisi che io utilizzo, ragazzi, in maniera assolutamente approfondita nel mio trading quotidiano. Volevo parlarvene perché vorrei fare dei video di nuove strategie da applicare proprio utilizzando la price action. Andiamo subito al vivo di questo video, ma prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciarmi un mi piace su questi video per aiutare la crescita di TradingOn e della nostra community e poi commentate, ragazzi, scrivetemi nei commenti anche quali sono i vostri dubbi. Nel video di lunedì mi sono arrivate una serie di commenti importanti con delle domande fondamentali, qualcuna per esempio sull'utilizzo del trailing stop, altra sull'analisi di alcune criptovalute. Tutte queste domande verranno a essere confluite in un super video di Q&A. Quindi nei commenti scatenate l'inferno, come si diceva in un famosissimo film, e lasciatemi tutti i vostri dubbi, tutte le domande che avete. Nel video della scorsa settimana la domanda con cui vi avevo lasciato in sospeso era se non vendo non perdo. Se non vendo non perdo, ragazzi, la risposta è assolutamente no. Perché? Perché la perdita, ragazzi, non è soltanto qualcosa in conto capitale dove noi andiamo a indicare una minusvalenza sul nostro trading diary, quindi il diario di trading, il diario di bordo di ogni trader. Non è solo quella la perdita, ma la perdita è anche la perdita legata all'opportunità. Cosa intendo per opportunità? Intendo la possibilità di acquistare, per esempio, uno strumento finanziario a un prezzo inferiore. Facciamo un esempio. Ipotizziamo che io abbia acquistato Bitcoin a 10.000 dollari, in questo momento quota all'incirca 7.200 dollari. A questo punto io dico: non vendo il mio Bitcoin, non lo ricambio in dollari e quindi non perdo niente. In realtà è giusto da un punto di vista di conto capitale, come vi ho appena detto, da un punto di vista di profit e loss da inserire nel nostro diario di trading, ma non è giusto da un punto di vista economico in termini di opportunità, perché io avrei potuto comprare adesso il mio Bitcoin a circa 3.000 dollari in meno, ragazzi. È sbagliato per un trader. Dovete considerare anche la perdita di opportunità. In questo caso, se ho comprato Bitcoin a 10.000, dovevo chiudere la posizione con una semplice strategia di trading e a quel punto ora mi sarei trovato in condizioni di poter comprare la criptovaluta più bella del mondo ad un prezzo molto più basso e quindi ho perso un'occasione. Perciò, se non vendo, non perdo, è sbagliato. Andiamo a parlare della price action e perché è la mia strategia preferita. Tutte le strategie che ruotano intorno alla price action e sono quelle che io utilizzo nel mio trading ormai da anni. La price action è semplicemente lo studio dei prezzi di mercato di tutti gli strumenti finanziari. Adesso a questo punto dovremmo inserire la famosa didascalia, citazione, Mauro Caimi, Trading On, perché questa definizione non l'ho trovata da nessuna parte, quindi è mia. Che significa lo studio dei prezzi di uno strumento finanziario? Significa andare a guardare come sono stati creati questi prezzi e come sono le fluttuazioni di prezzo nell'immediato passato, ragazzi, nell'immediato passato. In sostanza, quello che fa la price action è guardare il grafico nudo, pulito, senza alcun indicatore messo su. Vedete, i miei grafici sono pulitissimi, elimino sempre tutti gli indicatori, gli oscillatori, non ne uso praticamente mai. Perché si fa questo? Perché il prezzo è il re. Il prezzo è la vera risposta a tutte le nostre domande. Se noi andiamo a guardare il grafico di uno strumento finanziario con l'obiettivo di cercare di comprendere
quando questo strumento finanziario andrà su, per esempio, e fin a dove potrà arrivare, la risposta da un punto di vista di calcolo probabilistico, da un punto di vista di analisi, la otteniamo sempre e solo dal prezzo di mercato. Immaginate poi che tutti gli indicatori, tutti gli oscillatori, qualsiasi cosa, ragazzi, che sia stata inventata nell'analisi tecnica è un derivato dal prezzo di mercato. Indicatori ed oscillatori, a questo punto, a cosa servono? Indicatori e oscillatori servono, ragazzi, se li utilizzate per degli obiettivi che escono fuori dal vostro metodo di analisi. Ad esempio, io voglio capire bene cosa sta succedendo in un determinato lasso di tempo su uno strumento finanziario, guardo il grafico, guardo la price action e non lo comprendo. A quel punto provo a guardare un indicatore e provo a guardare che cosa mi dice, per esempio una media mobile, se non riuscite a leggere su un grafico che trend sta avendo uno strumento finanziario, a quel punto utilizziamo una media mobile, perché la media mobile vi indica con la sua pendenza il trend di uno strumento finanziario. Quindi releghiamo in sostanza indicatori e oscillatori a questo utilizzo. Sono come dei lavoratori, sono come dei robottini che noi li utilizziamo per degli scopi ben precisi. Ogni indicatore, ogni oscillatore ha un suo scopo ben preciso. Quali sono i vantaggi della price action? Intanto, il primo vantaggio della price action è avere una visione chiara del mercato e del prezzo di equilibrio. Che prezzo fa uno strumento finanziario? Quanto costa in un determinato momento? Basta guardare la price action e lo sappiamo. È caro o è economico rispetto a ieri? Una domanda che ci facciamo sempre quando andiamo su Amazon a cercare un bene, se per esempio vogliamo comprarci il nuovo iPhone oppure il nuovo Apple Pro, quello che è appena uscito da $71,000, se non sbaglio, ragazzi, si arriva se lo facciamo completo di tutto, vabbè. Se vogliamo andare a comprare un qualsiasi prodotto, ragazzi, anche le mele al supermercato, andiamo a capire quale prezzo hanno e soprattutto conviene o non conviene rispetto a ieri, rispetto al prezzo che in teoria il mercato ha in un determinato momento. Come lo facciamo a guardare su uno strumento finanziario questa informazione basilare che tutti snobbano, ragazzi? È conveniente o meno uno strumento finanziario oggi? Andiamo a guardare il prezzo di ieri, magari degli ultimi 3-4 giorni, il prezzo della settimana scorsa, se proprio vogliamo andare molto lontano, e andiamo a vedere se quel prezzo di oggi è un prezzo che conviene o non conviene. Sappiamo bene poi che gli strumenti finanziari a volte non stanno sempre sui prezzi di equilibrio, quindi poi fanno dei trend. Quando fanno dei trend bisogna seguirli, lo sapete, ragazzi, lo dico sempre. Però quindi non è così semplice, diciamo, poi fare analisi, però con la price action noi otteniamo un vantaggio fondamentale. Sappiamo il prezzo di un prodotto in un determinato momento secondo quelli che sono gli operatori finanziari in quell'istante, cioè domanda e offerta si incontrano e fanno il prezzo di mercato. La price action ce lo indica. Secondo vantaggio fondamentale, la price action elimina la confusione dal grafico, perché voi riuscite a focalizzare sul prezzo, che è la cosa principale, e non vi disperdete l'attenzione su 8.000 indicatori, disegni, disegnini, fasci di medie mobili e quant'altro, andando a perdere il focus che confonde la nostra mente e vi fa probabilmente fare degli errori. Da qui mi ricollego al terzo ed ultimo vantaggio della price action. La price action è una modalità di lettura del grafico che elimina la stragrande maggioranza degli errori che si commettono nel trading online, perché gli errori che si commettono nel trading online sono quelli di andare a cercare un indicatore che ci dia un'indicazione che noi vogliamo vedere. Oh mio Dio, di nuovo questa informazione. Allora, ragazzi, se io voglio che il prezzo di uno strumento finanziario salga, ok,
e faccio 8.000 indicatori su un grafico, prima o poi lo trovo uno che mi dice attenzione, può salire il prezzo, e quindi mi sto autoconvincendo. Cioè, in sostanza, ragazzi, sto inventandomi un'idea, una fotografia di quello che potrà accadere, che non esisterà mai nella realtà, o se esiste è solo casuale dovuta a un, insomma, randomica, e così dice così in gergo. La price action, analisi relative alla price action, l'utilizzo di questa strategia ci consente di eliminare questo problema, perché io, se voglio che il prezzo salga, vado a guardare, il prezzo sta scendendo, non ho indicatori, non ho l'RSI, non metto le medie mobili, non metto nulla sul grafico, lo guardo e sono obbligato a dire il prezzo sta scendendo. Bene, andiamo a guardare i tre contro invece della price action. È un trading un po' più lentuccio, perché la price action, guardare quindi i prezzi, guardare il grafico nudo senza indicatori, è una cosa che si fa su time frame un po' altini, più o meno daily, settimanale, nella stragrande maggioranza degli strumenti finanziari. In alcuni strumenti finanziari si può scendere, perché per esempio quelli che hanno un'enorme volatilità, noi possiamo guardare la price action anche su time frame leggermente inferiori. Non andrei, ragazzi, mai sotto direi il 6 ore, il 3 ore in alcune situazioni proprio estreme. Io lo utilizzo per esempio su Bitcoin, spoiler, però ragazzi, solo legato ad altri time frame. Quindi il primo contro è questo, è un'analisi che utilizza dei time frame un po' lenti. Come secondo contro ne deriva direttamente che non riusciamo ad approfittare per esempio di momenti speculativi del mercato che sono veloci. Su Bitcoin questa cosa accade frequentemente, magari sui mercati hold un po' di meno. Terzo e ultimo contro è difficile da applicare se non siete trader da un po' di tempo, perché se voi guardate un grafico così, diciamo senza indicatori, quindi pulitissimo, quel grafico vi sembrerà non comunicarvi niente, cioè non riuscite a leggere la price action. Per imparare a leggere la price action serve un po' di tempo, un po' di formazione. Ma formazione come? Formazione anche sul campo. Quindi questo è un contro, ma è un contro a doppio risvolto, perché da altri punti di vista non dovete andare a studiarvi per esempio i 400 indicatori esistenti in analisi tecnica comprendendo cosa fanno, perché tanto non li usate. Magari vi andate a studiare solo quelli che volete studiare, quelli che magari sono utili veramente, e a quel punto applicate solo quelli. Quindi da una parte vi serve esperienza, ragazzi, questo è il vero problema della price action. Dall'altra, un studio un po' inferiore, se vogliamo, più focalizzato, più produttivo, meno dispersivo dell'analisi tecnica. Bene, siamo arrivati alla conclusione e io adoro la price action, adoro questo tipo e questa metodologia di analisi per il trading. Dopo anni e anni di esperienza ho fatto un po' di tutto, ragazzi, questa è la mia metodologia di analisi. Allora ho pensato, andiamo a parlare sulla price action in un prossimo video e vi spiegherò una strategia che sul time frame daily o sul time frame weekly io utilizzo spesso e che dà buoni risultati sui mercati totali, sia quelli delle criptovalute sia quelli hold. Bene ragazzi, iscrivetevi al canale allora per non perdere il prossimo video sulle strategie di trading, come utilizzo io la price action, e lasciatemi un commento su questo video per dirmi anche se avete compreso. Ci sono dei punti che sono un po' grigiastri e quindi li riandrò a spiegare. Noi ci rivediamo in settimana, la fine settimana, quindi venerdì, con il prossimo video. Grazie a tutti, ciao!